Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it in cui vi raccontiamo fiere ed eventi legati al mondo dei videogiochi. Quello che state per ascoltare è la quarta puntata del reportage dedicato alla Game Developers Conference 2019, puntata conclusiva in cui chiacchieriamo dei giochi che abbiamo visto e provato in fiera e fuori dalla fiera, insomma lì a San Francisco. Outcast Reportage fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che è il nostro feed in cui finiscono tutti i nostri podcast sui videogiochi e potete trovare su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher, anche ovviamente sul nostro sito outcast.it, dove c'è il feed dove si può ascoltare in streaming, e ci trovate anche su YouTube, il canale Outcast Live, e lì ci sono i podcast ascoltabili con tra l'altro gli argomenti nella scaletta con i minuti segnati che si possono cliccare per saltare di qua e di là. In tutti questi luoghi trovate anche il feed Outcast Tutti i Podcast, dove ci sono tutti i nostri podcast, e ovviamente trovate tutti i nostri altri podcast presi singolarmente, fra cui, non so, per esempio Outcast Popcorn, in cui si parla di cinema e televisione. Vi ricordo che su outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio e video per iscritto, compresi anche svariati articoli sui temi affrontati in questi reportage, sulla GDC e su altre fiere simili alla GDC. Penso possano essere interessanti quelli recenti sul reboot Develop Blue, di cui arriverà comunque un reportage, e ci sono anche le cover story, quella di questo mese dedicata a Game of Thrones e al fantasy un po' più lercio. Infine, se volete contattarci, c'è l'email podcast@outcast.it, c'è il modulo dei contatti sul sito e sui social network, siamo Outcast Live su Facebook, pagina e gruppo, su Twitter e su Instagram. E se vi piace quello che facciamo, condividete sui social network i nostri contenuti, dateci voti e recensioni su iTunes che aiutano a salire in classifica, fate acquisti se volete supportarci economicamente con i link ad Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora, le nostre magliette, e siamo anche su Epic Game Store, potete usare il tag Outcast Live per farci avere piccole percentuali senza sovrapprezzi per voi, oppure potete anche farci donazioni dirette tramite Patreon e tramite PayPal. Su Patreon sono ricorrenti, su PayPal sono occasionali, oddio, volendo potete farle anche ricorrenti su PayPal, anche in questo caso i link li trovate sul sito. Se ci fate donazioni dirette vi sbattiamo nella Hall of Fame, che è una sezione apposita fatta apposta per ringraziare chi ci supporta economicamente. Direi che è tutto, vi lascio al podcast. Ciao! GDC, DDC, perché sì, colpo grosso, Outcast Cin Cin, 2019 jackpot Din Din, chiama l'aiuto da casa, Dream Dream, preparati a sentire un'altra maratona ludica, senza il video davanti che fa tanto Nobel critica, giocabilità, longevità, grafica e musica, l'elenco della spesa di una recensione stitica. Il podcast che dura più dell'ultimo conclave. Metti in fila le parole e dalla terra arrivi a Giove. La passione qui non manca e su questo non ci piove. Muove prove bove trave uve turbonave, commuove brave altrove sotto chiave, spiove architrave e fave. Allora, ben ritrovati, siamo sempre qui, io Andrea Maderna con Stefano Talarico. Ciao. Finalmente l'ultima puntata del podcast sulla GDC 2019, anche perché non abbiamo fatto interviste, quindi non ci sarà quell'aggiunta ulteriore che rischiava sennò di essere un'ulteriore puntata. Ultima puntata in cui, insomma, dopo avervi raccontato tutte le varie conferenze eccetera, andiamo a parlarvi dei giochi che abbiamo visto e provato fra fiera e appuntamenti. Li ho messi tutti così in elenco, in scaletta, poi ne ho levati un po' perché nel frattempo sono usciti però vabbè, è anche vero che era roba che usciva proprio subito dopo la fiera. Vedi ad aspettare mesi per registrare. Ma c'è una roba che è uscita la settimana dopo la fiera. Comunque. No, per carità. E i giochi, appunto, c'era l'Expo Floor, c'era la parte organizzata da Double Fine, c'era lì le varie rassegne indie, e poi avevamo appuntamenti anche fuori per vedere varie cose. I primi due giochi, però, di cui parlo io, sono giochi che erano lì, così, buttati, ti mettevi su un divano e ti provavi. Soprattutto il primo. se volete ve li tenete, ciao. Disco Elysium, che è una roba completamente fuori di testa, ma tra l'altro fuori di testa, cioè, faccio fatica a spiegarla, ne ho anche scritto un paragrafo per un forse per IGN, e ho fatto letteralmente fatica a mettere insieme quel paragrafo perché non ci capisco un cazzo. Che cos'è? È un RPG
abbastanza vecchio stile CRPG, quindi insomma visuale isometrica, controlli col mouse, non è d'azione, vai in giro. Sei un poliziotto, un investigatore, detective di polizia, alcolista, devi risolvere una serie di omicidi in un'ambientazione pseudo fantasy metropolitano, cioè in città, però ci sono robe surreali, creature strane. Tra l'altro il gioco prima si chiamava, come si chiamava? C'aveva un nome folle, aspetta, lui. No Truce with the Forest. Che cosa? No Truce, la tregua, with the Furies, ma non Furies nel senso di furie, Furies. Ah, ok, bene, bene. Poi ho detto, ma facciamo magari un tono un po' più d'effetto che riesce a calapire un po' di gente. Che cos'è? Allora, a me, volendo, cioè non che lo ricordi come storia, cioè, però può far venire in mente Torment, grande classico, perché mi sembra molto incentrato sul dialogo, sulla conversazione e non tanto sull'azione, sul combattimento. A questa cosa che tutte le abilità del protagonista sono legate alla, all'intelletto, ma soprattutto tu ci parli con le abilità, e quindi quando fai il lancio di dado poi comunque conversi con la skill, e conversi per esempio con lo spirito d'osservazione del protagonista che fa sì che tu parli con gli oggetti. Cioè, a un certo punto parlavo con la mia cravatta e la cosa bella è che poi queste conversazioni sono scritte, cioè le scelte di dialogo sono scritte in maniera diversa, quindi tu puoi prendere la conversazione sul serio e proprio parli con la tua cravatta, oppure puoi fare, non lo so, il Bruce Willis della situazione, l'Ant-Man della situazione, per citare il recente Avengers, che insomma, credo che un po' di gente l'abbia visto, ovvero quello che dice, ma che cazzo state dicendo? Cioè, l'uomo normale in mezzo alla roba delirante. Ed è molto surreale. Ha questa cosa che, appunto, essendo tutto incentrato sulle abilità mentali, psicologiche, carisma e via dicendo, quando parli con la gente è un continuo, tra virgolette, lanciare dadi, nel senso che hai, non so, l'abilità convincere, l'abilità carisma e via dicendo, e in base al fatto, i dadi non è che li lanci tu, i dadi sono gestiti dal sistema, però te li fa vedere, e quindi ovviamente se l'abilità funziona hai magari opzioni di dialogo in più, eccetera. Poi soprattutto se sei alcolista, quello probabilmente influisce anche su che cosa vai in giro a dire alla gente. Mi è sembrato molto, molto bello, molto, molto figo, molto intrigante come atmosfera, come design degli ambienti, come quel pizzico di trama che ho visto. Poi ovviamente questo tipo di gioco devi giocarci un po', perché sono giochi enormi, anche se magari questo non ha le dimensioni di, che ne so, un Pillars of Eternity o un Divinity, però insomma non penso sia neanche un gioco che si finisce in 3-4 ore, quindi vabbè, vedremo. Comunque mi è sembrato molto figo. Esce tra l'altro ma intorno al mai, mi sembra, non credo ci sia già una data definita, ma credo che comunque che mirino a quest'anno. No, sì, perché effettivamente sembra molto figo anche io, cioè io l'ho guardato da lontano mentre ci giocavi tu, e effettivamente sembra molto roncio, molto figo e totalmente fuori di testa, esatto. Su Steam non c'è una data d'uscita annunciata, okay. Però mi pare che mi abbiano detto fine anno, però non lo so. Tra l'altro Steam mi dice nel quadratino, questo gioco è rilevante per te, e sotto dice non assomiglia a niente che tu abbia giocato in passato, quindi non so cosa dirti. Vabbè, non assomiglia a niente per forza, cioè è talmente fuori di testa che... Sì, no, infatti. Invece After Party è il nuovo gioco di Night School Studio, che sono quelli di Oxenfree, e lo ricorda e non lo ricorda, nel senso che lo ricorda perché è visuale 2D o pseudo 2D, poi magari la grafica c'ha del 3D dentro, però la visuale è bidimensionale come impostazione, diciamo. Gioco grande impostazione narrativa, si va in giro con questi due personaggi. Diverso perché Oxenfree ha questa impostazione molto, molto quasi carpenteriana, cioè da storia di ragazzi alle prese con cose un po' creepy, un po' inquietanti, e poi tutto un discorso anche di la classica storia di ragazzini, quindi un po' formazione, sentimenti, dicendo. Questo After Party, i protagonisti mi sono sembrati un po' più adulti, forse non vorrei dire una cazzata, ma secondo me sono più in età college, e soprattutto pur essendo lo spunto di partenza insomma abbastanza deprimente, visto che sono morti, in realtà poi l'approccio è super super brio, super allegro. In pratica ti ritrovi all'inferno, solo che l'inferno è questa specie di non so, quartiere, questo vicolo pieno di pub, e tu vai in giro per i pub a trincare coi demoni, e l'obiettivo finale è arrivare a trincare con Satana per convincerlo a farti resuscitare.
così a grandi linee. Ovviamente è molto incentrato sulla conversazione, va in giro, il sistema di conversazione è molto simile a quello di Oxenfree, che peraltro ha fatto anche abbastanza scuola, si è visto di recente in altri giochi, ovvero nel momento in cui c'è una conversazione aperta non si blocca tutto, tu puoi continuare comunque a muoverti, puoi ignorare la conversazione, lasciarla scorrere via, puoi rispondere, ovviamente hai scelte multiple. Si è visto di recente in Heaven's Vault, un sistema abbastanza simile. E vabbè, quindi ci sto raccontando da portare avanti. A questo si aggiunge, a parte il fatto che ci sono minigiochi, cioè a un certo punto si gioca a beer pong col demone, c'è questo aspetto del bere. Tu puoi ordinare cocktail di vario tipo e ogni cocktail influisce in maniera diversa sullo stato mentale del personaggio. Questa cosa viene anche un po' descritta, quindi sai cosa bevi. Questa cosa ti attiva risposte diverse nelle conversazioni. Quindi ovviamente a seconda di cosa bevi può capitare che dici cose diverse ai personaggi. Non credo si creino situazioni da se non bevi il cocktail giusto nel punto giusto non puoi andare avanti. Oddio, magari sì, però non mi sembra il tipo di gioco che fa sta cosa. Avventura grafica Sierra. Tutto. No vabbè, però nel senso magari c'è il puzzle, no? Devi capire che cocktail serve. Magari sì, mi dà l'idea di essere più una anzi, in Oxenfree qualche enigma c'era, quindi magari qualche situazione del genere ci sarà, però in linea di massima secondo me è più una cosa... scegli come approcciare le conversazioni e magari cambi anche un po' lo sviluppo della storia in base appunto alle opzioni che ti sblocchi bevendo. La cosa carina è che il bere è in tempo reale, nel senso quando tu hai un cocktail ce l'hai in mano e hai, mi sembra uno dei grilletti se giochi col pad, se lo premi beve e c'hai l'indicatore che ti indica quanto cocktail c'è ancora nel bicchiere, quindi c'è anche se vogliamo un lato tattico, nel senso che ne bevi un lato po'. Gestionale. Eh sì, perché devi dire, cioè, aspetta, no, che se bevo un sorso adesso poi magari dopo, la parte dopo della conversazione non c'ho l'opzione perché ho finito di essere sbronzo, perché ovviamente se finisci il cocktail non lo puoi riempire finché non torni al balcone del bar, magari stai avendo una conversazione dall'altra parte e quella conversazione la finisci senza cocktail. Quindi vabbè, devo dire, molto carina come idea. Poi vabbè, loro comunque sono bravi a scrivere, stilisticamente molto figo, molto diverso da Oxenfree, ha proprio un taglio estetico diverso, però molto bello. Beh, però comunque in realtà è abbastanza quella roba lì, se fosse stata inquadrata in un modo diverso. Sì, volendo, ma i colori è proprio più su, più caloroso. No, vabbè, sì, è certo. Più caloroso, stai all'inferno. Esatto. Così. Però sì, cioè più che altro allora è un po' diverso lo stile con cui sono disegnati i personaggi, è un po' più spigoloso, forse, insomma, al di là di quello, era molto più freddo Oxenfree come scelta di colore, questo è più caldo, più colorato, però sì, beh. Del resto è diversa l'atmosfera. Atmosfera allegrissima invece Nightcall. sì, beh, caspita. Questo è il primo installment della grande saga della GDC di gente che guida mentre ti racconta cose. Esatto, giochi del parlare in macchina. Esatto. Vabbè, l'abbiamo visto assieme, se non so, vuoi parlare un po' tu. Sì, no, è che non mi ricordo, questo era quello a Parigi? Quello del tassista a Parigi, sì. Ok, sì, praticamente, era intrigante comunque, era questa storia poliziesca, tra parentesi, tre case distinti, mi sembra di capire. Sì, sono tre diverse. Cioè un gioco con tre case distinti, sì. da giocare separatamente, sì. Con appunto in cui il giocatore nei panni di questo tassista ha... 48 ore per comunque giù di tipo 3 giorni, 3 notti per tirare le fila di un caso di appunto di tre casi, comunque di un caso alla volta misterioso, di gente ammazzata, gente che nasconde misteri tremendi e sono tutti più o meno casualmente gente che incontra durante le corse in taxi, che poi è il suo lavoro vero, sì. il lavoro finto è, ti entra il poliziotto in taxi la prima sera, ti dice: ah, senti, guarda, è successo questo omicidio e tutte le prove portano a te, e quindi se non vuoi finire a gabbio, è tipo, è stato suo cliente l'assassino, sì, sì. Però siccome il cliente non si trova più, ammazzato, non mi ricordo. Comunque è figo, poi è tipo tutto disegnato. Cioè sì, c'è questo stile un po'. Sono francese, c'è questo stile, sì, un po' da fumetto, noir. Sì. Tra una roba che non ho, cioè, ce l'avete messa, però non mi è chiaro esattamente perché, o comunque nell'economia dell'anteprima non mi è stato chiaro, è che ci hanno voluto mettere una parte gestionale, per cui i soldi.
cioè devi gestire i soldi che guadagni con le corse, devi gestire la benzina sì. E devi gestire le distanze. C'è questa cosa che quando tu stai facendo una corsa c'è un contatore che calcola il tempo che stai impiegando, quindi comunque c'è un numero limitato di corse che puoi fare in una notte, sì. E la benzina che stai consumando, e quindi se non guadagni abbastanza soldi per coprire, hanno detto che non è una roba super impegnativa, c'è, fa parte, però c'è, boh, non so, sembra che ci abbia voluto mettere l'elemento survival per avere il bullet point da mettere su nella pagina Steam. Sì, anche perché poi appunto, cioè, tipo, c'è questa cosa, ma non è fondamentale, cioè, ok. Sai cosa? Volendo, più che la benzina, il discorso puoi fare un numero limitato di corse nel giro di una giornata, aggiunge un po' di tensione, perché dici magari non riesci a parlare col cliente, che ti darebbe la svolta dell'investigazione, queste cose qua. Sì. Quello può essere carino volendo. C'è anche da dire che se rigiochi i tre casi, può cambiare la gente che incontri, perché sì. Viene messo in gioco, però poi l'assassino è sempre quello, quindi non so quanto possa essere interessante rigiocarli. Sì. Vabbè. Vabbè, comunque. E invece Atomic Crops. Madonna, Atomic Crops è una roba fuori di zucca, e anche quello è, cos'è, survival sulla scia di... Oddio, com'è che si chiamava il gioco famoso di survival, fatto in quel modo lì? Non saprei, questo è un misto di roguelike, spara tutto twin stick, e quel gioco lì, il gioco di coltivare, come si chiama? Stardew Valley? Esatto, okay. Cioè, Stardew Valley, ma con i mutanti a cui sparare, roguelike. Sì, twin stick shooter, così, bam. Vabbè, stilisticamente è fuori di testa. Cioè, in generale è fuori di testa, perché comunque tipo... Ah sì, noi stavamo giocando a Stardew Valley e abbiamo detto, ma perché non possiamo sparare a dei mostri atomici? Ok, sì, in effetti l'hanno fatto. E quindi sì, l'idea di base è... Tu sei un fattore che è sopravvissuto all'olocausto nucleare e deve sopravvivere anche all'inverno nucleare, per cui appunto devi cercare di coltivare le piante impossibili, mutanti, in un mondo andato completamente in vacca, mentre gli spari con meccanica da twin stick shooter. È bello, è divertente, è difficilissimo, perché io sono morto a nastro più o meno. Però è divertente. Poi effettivamente ci sono un sacco di armi a disposizione, ci sono vari elementi sbloccabili, che, vabbè, con le solite meccaniche da gioco in cui si fa il fattore, per cui con il tuo raccolto guadagni dei soldi, puoi sfruttare i soldi per prenderti perk che ti danno accesso a elementi tra virgolette GDR che ti danno dei potenziamenti. È tutto figo, molto strutturato molto bene, e fuori di testa, che è sempre ottimo. Quello non si butta mai via. Poi la parentesi giochi polacchi. Qui la parti, perché questi due, perché poi vedi l'esempio, qui due di cui abbiamo parlato erano quelli di Rofiori, che sono andati lì dal solito loft di Rofiori a vederli. Questi invece erano la festa polacca. Sì. C'erano altri giochi, però io ho provato questi due perché erano lì di fianco, e poi erano due, entrambi avevo parlato col PR, tipo, mi avevano proposto l'appuntamento. Quindi, vabbè. Uno è Metamorphosis, che sostengono di ispirarsi a Kafka. Adesso io non so quanto possa seguire effettivamente la novella, la Metamorfosi ovviamente, però ovviamente c'è l'idea, c'è uno scarrafone, e questa ambientazione un po' bizzarra, surreale, inquietante, con delle presse della stampa che stampano i fogli di giornale, delle robe veramente allucinanti. In pratica tu sei questo scarafaggione, la visione è in prima persona ed è un gioco di piattaforme. Quindi a me, volendo, può ricordare un molto alla lontana, però può ricordare un pochino come si giocava a Quake 3, cioè quel tipo di movimento in prima persona molto veloce, salti. Avrei detto tutto, meno. Lo so, ma proprio come stile di movimento. Poi è chiaro che il gioco è tutto, cioè non spara nessuno, però sì. Come stile di movimento veloce e salti in giro, mi fa venire in mente più quello che è, per esempio, Portal, che è molto più flemmatico, certo. Come spostamento, anche se pure lì appunto salti. Ed è quello, cioè è un gioco di piattaforme ambientato in ambientazioni vere, cioè realistiche tra virgolette, quindi è tutto enorme, cioè le piattaforme sono i libri, i piatti, ti arrampichi sul mobile, cose del genere, e vai in giro.
C'è un po' di abilità richiesta, ma mi sembra, mi ha dato l'impressione nella breve demo che voglia essere più che altro un'avventura, quindi vai in giro, esplori, sì, vabbè, devi fare il salto preciso, però è più andare avanti in questa roba molto di atmosfera, molto particolare, che poi prende verso la fine della demo una piega anche abbastanza surreale, perché arrivi che stai entrando nello scantinato dove c'è la fornace, ma tipo la fornace è deformata, sembra che c'ha gli occhi e la bocca col fuoco dentro, sono robe un po' strane. Al di là di questo, una cosa che però va detta è che nella demo il tipo con un cheat mi ha fatto vedere una meccanica che si sblocca più avanti e in pratica lo scarrafone lascia in giro lo squange, uno schifo che puoi usare perché è appiccicoso e puoi usare quindi per arrampicarti, cosa che ovviamente rompe completamente perché non devi più saltare di qua e di là, ma puoi arrampicarti sulle pareti e quindi immagino che si usi solo in alcune zone, in alcune parti e magari ci sono altri poteri, altre abilità che sblocchi, non lo so. Mi è sembrato carino, poi no, è da vedere quanto è effettivamente un gioco di piattaforme, abilità eccetera e quanto è invece seguiamo questa storia, questa avventura. Molto incentrato invece sull'avventura, sulla narrazione è questo Paradise Lost, di cui tra l'altro è sempre a proposito di inverno nucleare, esatto, che tra l'altro a guardare anche sul, come si dice, sul sito del gioco, è un po' difficile capire effettivamente che cacchio sia, nel senso che lo spunto di partenza sembra essere che i nazisti non sono stati esattamente spazzati via, e hanno usato anzi loro l'atomica, quindi nel culo, sì, sì. E quindi insomma mondo distopico. Nella demo che ho provato io ero questa ragazzina, non mi è chiarissimo di che età, ero inchiuso in un bunker, dovevo fare varie azioni, roba quotidiana del bunker, che so, la fornace, si rompe una cosa, la devi sistemare, cose del genere, chiaramente era una parte molto narrativa, e intanto comunicavo con la madre che era fuori, con il fatto in più che, cioè, usavo sto walkie-talkie, lei come mi parlava, io però non potevo parlarle perché era rotto il microfono e potevo solo risponderle premendo il tasto, facendo il click col tasto, sì, no, cose del genere. E in pratica, in questa parte qua dell'avventura, parli con la madre, le dici, fai questo, perché lei ti chiama, secondo te devo fare così e cos'ha, e quindi c'è quel minimo di sensazione, e dice, magari la sto mandando a morire, perché dico, prova a entrare là a prendere delle risorse, poi non so se possa succedere, però è carina come metodo di tensione. Poi la demo finiva con il bunker che veniva attaccato, non si sa da chi, e la madre quindi che diceva, ah, fai così, scappa, e in pratica riuscivo a fare due o tre robe, sbloccavo una cosa e scappo dal bunker. Mi è sembrato figo, bella la grafica, molto carina come tensione, interessante, e bisogna vedere poi ovviamente cosa racconta. Guardando sul sito poi, la roba sembra un po' più grossa e ambiziosa, nel senso che, a parte, vabbè, le sparate, tipo, è un gioco che racconta i cinque stadi del lutto, no? Ma soprattutto c'è la storia esatto, ti puoi cambiare in base a quello che fai, cambiano i personaggi, lo stile visivo, gli ambienti, non solo il fatto che si sviluppa in maniera diversa. E in più ci sono due protagonisti che sono in due timeline diverse, Avengers Endgame, esatto. E giochi con entrambi. E giocando con entrambi influenzi le rispettive storie, il rispettivo sviluppo di personaggio, eccetera. Quindi una roba un po' surreale, con oltretutto dentro anche infilato riferimenti, leggo qua, alle religioni pagane slave. L'occhio della madre. Esatto. Non solo il walkie-talkie della madre. Ma quindi, sembra figa la demo, ma in realtà il gioco sembra ancora molto più figo, poi visivamente sembra molto interessante anche come trovate, eccetera. Il problema, purtroppo online si trova un trailer molto vecchio, che io ho usato quando abbiamo fatto la video anteprima della GDC, e mi hanno detto che però quello lì era del gameplay vecchio, e quindi è anche difficile recuperarlo e capire com'è, però promette bene. Il gioco della bottiglia. Parapiglia, scatta il gioco della bottiglia. No, vabbè, qua eravamo... Qua comincia la parte del mix in cui le bottiglie non sono mancate, ma in particolare la bottiglia in questione è quella di Elk. Che cos'è Elk? È questo gioco indipendente nord europeo, non mi ricordo esattamente dove, ma comunque uno di quei posti in alto a destra nelle mappe in cui fa freddo, mappamondi, insomma,
fate un po' voi, che raccontano, cioè che racconta tutta una serie di storie di cronaca più o meno nera, di appunto, boh, fatemi dire Norvegia, ma ora cerco perché voglio essere preciso una volta tanto, ma comunque... No, ok, ho trovato solo cose che non c'entrano niente. E comunque sì, un gioco narrativo in cui vi vengono raccontate storie di cronaca più o meno nera di questo paese nord europeo, insomma, e che è super inquietante perché è raccontato, cioè visivamente è una roba super carina, super colorata, super deliziosa, è quasi a prova di bambino, con poi vabbè degli sviluppi di gameplay non particolarmente ostici, cioè fondamentalmente ti basta pigiare un tasto e vedere cosa succede, e poi appunto con questo stile delizioso ti tira dentro, in realtà ti tira dentro per raccontarti delle cose terribili, con tanto di anche testimonianze alla fine, tipo Air Story, con la vittima sopravvissuta che ti racconta i dettagli scabrosi di quello che gli è successo. È stato vagamente disturbante, però, boh, figo. Cioè, poi, appunto, immagino che... Proprio, tra l'altro, la ragazza che era lì allo stand, cioè al baracchino, raccontava che hanno messo insieme una marea di storie diverse... Ce n'è veramente per ore e ore e ore di racconti. Figo, disturbante, ma figo. Ok, velocissimamente, perché è un gioco che, cioè, su PC è disponibile tipo da 2 anni, però, c'è la Richie's Plank Experience e mi sono cacato sotto. A proposito di disturbante. Esatto. Basta, solo questo volevo dire. Stai ancora esputando i polmoni ancora adesso. Esatto. Dopo essere tornato a marzo. Poi c'era Windjammers 2, che è il primo, esatto, ma 2. Sì. Mi è sembrato Windjammers 2, sì. Con la grafica cartolesca, che devo dire, a me non fa impazzire, onestamente. No, vabbè, però è un po' come coso, come si chiama... Dragon's Trap lì, come sì. Cazzo si chiama? Cioè, no, ma questa non lo so, non mi piace molto stilisticamente. Dragon's Trap secondo me è molto bello. No, no, certo, però io dicevo è in quella misura lì, cioè il gameplay sotto è quella roba lì, solo che c'ha una veste grafica diversa sopra. No, certo, sì. La roba retro, che ovvio, chiaramente è una roba talmente divisa, cioè è talmente nuovo, tra virgolette, ed è talmente diverso da quello con cui ci siamo abituati, che ci sta che non piaccia, o che piaccia di meno rispetto al classico Windjammers. No, è chiaro, sì. Anche perché, voglio dire, non è un caso che Windjammers il primo l'abbiano rifatto un anno fa e sia rimasto uguale. Sì, effettivamente. Beh, no, però c'è aggiunto il multiplayer, è importante. Sì, no, beh, visivamente. Poi Star Renegades. Intanto Stefano sta vedendo la scaletta, che stanno scomparendo i giochi che nel frattempo sono usciti o che erano già usciti in realtà, perché poi al The Mix c'erano anche cose già uscite perché spingevano molto la VR, quindi giochi che erano già disponibili su PC ma forse arrivavano su console, roba del genere. Ad ogni modo, Star Renegades. Ma tra l'altro lo sto vedendo adesso per la prima volta, inspiegabilmente, ed è fighissimo. Che cosa è fighissimo, è? Sì. È un altro gioco di Rufiori che però non avevano lì alla... Ah sì, a casa loro. A casa loro, ma avevano al The Mix. E che avevano annunciato subito prima della GDC, se non sbaglio. Mi ricordo che sul gruppo avevamo visto il teaser. Wow, cos'è sta roba figata? Che cos'è? È un gioco, grafica super pixellosa, fichissima. È bellissimo, infatti. Sì. Sviluppato da lo studio di Halcyon 6, Starbase Commander.
che onestamente è un gioco di tre il anni grande fa. Reprensibile è un, che era un retro space strategy RPG with base building, deep tactical combat, crew management and emergent storytelling. È Knuckles, direbbe quella dire. Esatto. Che cos'è? È un gioco roguelike, perché c'è roguelike, no, roguelite, scusa. Okay. RPG in cui in pratica va in giro in questa specie di mondo fantascientifico, universo fantascientifico, con quindi una squadra di ribelli contro l'impero malvagio, quel che è, e va in giro lungo la mappa, dove una parte dei contenuti è generata proceduralmente, quindi cambia la gente che incontri, cose del genere, e devi scegliere dove andare, un po' tipo Overworld da gioco di ruolo giapponese. E quando scattano i combattimenti è Final Fantasy, nel senso è l'active time battle, se vogliamo, con però una cosa, una variante, se vogliamo, tattica, ovvero tu sai sempre cosa farà il tuo avversario, e cioè che attacco ha intenzione di fare, okay, o se ha intenzione di difendersi, e quindi puoi gestire la tua strategia in base a quello, che comunque mi sembra così una svolta interessante. Mi è sembrato anche abbastanza tosto, se devo essere onesto. Bene, un ottimo motivo per metterlo in fondo alla lista di cose che vorrò giocare. Va anche detto che ovviamente io poi sono andato in giro un po' a cazzo, magari sono andato in una parte della mappa dove c'era un nemico super forte, ho complicato un boss che mi ha preso a calci in culo, cioè, mi sembrava di essere Capitan America contro Thanos, riferimenti a Avengers Endgame per tutto il po'. Però insomma mi è sembrato abbastanza impegnativo. Del resto, vabbè, comunque, questi giochi roguelike tendenzialmente sono difficili, perché vabbè, poi il punto è rigiocare. Beh, ma è anche pre-alpha, quindi immagino che comunque una minima di bilanciamento debbano farlo. Certo, sì, ci sta. Poi Lost Ember è questo gioco bizzarrissimo in cui tu salti da un uccello all'altro. Il gioco di cicciolina. Questo esce a luglio. In pratica tu controlli questa specie di body scintilla di robetta che va in giro, e puoi possedere in senso metafisico gli animali per prenderne il controllo. All'inizio della demo controllavo questo lupo, andavo in giro per le praterie, in giro su di qua di là, poi sono arrivato in cima ed era uno stormo di uccelli, ho preso il controllo di un uccello, ed è molto figo perché un po' mi ricordo un po', attenzione, paragone ardito, quel gioco con Vin Diesel. Ma Riddick? No, questo non era basato su un film, è tipo l'unico altro gioco prodotto dallo studio che aveva creato, da Tygon Studio, Wheelman, in cui tu facevi il tipo che guidava per i criminali e potevi saltare da un'auto all'altro in corsa. Okay. E qui puoi saltare in corsa. Quindi anche un po' Doom 3. Volendo, e quindi tu puoi saltare da un animale all'altro, quindi se sei uno stormo di uccelli, salti di qua di là, è molto figo, è molto fluida come cosa, e vai in giro e svolazzi. Poi sono svolazzato fuori da questo enorme canyon, si è aperta tutta la prateria, c'erano altri animali, è arrivato un bufalo, sono saltato nel bufalo, insomma, molto figa questa cosa, molto bella da controllare, eccetera. Poi sono andato a guardare il trailer, e in realtà sembra essere un po' più elaborato, cioè c'è un racconto, si interagisce anche con esseri umani o con spiriti di esseri umani, non mi è chiarissima sta cosa, però mi è sembrato figo, evocativo, intrigante, promettente, mettiamola così. Poi Trover Saves the Universe, che siamo in tempo perché esce a fine mese. Oh, fantastico. Esce, mi sembra, il 28 su PlayStation, su PlayStation VR. 4, PSVR, sì, e mi pare il 4 giugno, comunque i primi di giugno su PC. Sì, sì. Parlacene. È figo, il gioco è un gioco sviluppato, il primo gioco sviluppato dalla nuova casa di sviluppo, produzione, sal cazzo, di Justin Roiland, che è una metà di quei due matti che ci hanno regalato Rick e Morty, per fortuna, ed è esattamente quella roba lì, è tipo un episodio a parte, è come quando in Rick e Morty c'è l'episodio in cui guardano la TV ed è pieno di cazzate improvvisate. Trover Saves the Universe è questa roba qui, praticamente se vado a memoria, ma tipo c'è una razza di alieni che viene condannata a una vita di miseria e tristezza da questo tizio gigante a cui tipo rubano i cani o una follia del genere, e tu
sei costretto a portarti, a, cioè a seguire questo, questo alieno, che... non lo so, non me lo ricordo, è fuori di testa, è una cosa super bizzarra, scritta da appunto Justin Roiland, che dà anche la voce a tipo tutti i personaggi come al solito. È delirante. Tra l'altro, vabbè, appunto, esce su PS4 ed è compatibile con PlayStation VR, quindi uscirà su PC e sarà compatibile con tutte le varie fatti, tutti i vari fatti VR. Prezzo budget, tra l'altro, mi sembra di ricordare. Cioè, secondo me, se vi piace Rick e Morty, se vi piace Justin Roiland, tendenzialmente è una roba che non mi farei sfuggire, anche perché è un classico tipo platform action in prima persona, che però chiaramente ha i suoi vantaggi da altre parti. Cioè, il gioco, secondo me, sarà abbastanza semplice, lineare e oserei dire facilone, appannaggio della comicità e delle battute a getto continuo, anche perché poi con la cosa che è in prima persona tutti i personaggi ti parlano direttamente e ti ricoprono di insulti e e ti cercano per come spallamoglia. Quindi è proprio sei praticamente un personaggio passivo in questo mondo di pazzia e gente totalmente fuori di testa. Bene. Va bene, tra l'altro dovremmo avere la recensione in tempo, nel senso che ho chiesto il codice, dovrebbe arrivare. Per la gioia di Bellotta, probabilmente. No, Vito Iovara. Ehi, attenzione. poi, allora, Nanotale, che è il nuovo gioco di quelli di Epistory, okay. Uno studio belga. Diciamo non è un seguito, però è un seguito nel senso che si chiama Typing Chronicles anche questo, e parte dagli stessi principi. Tra l'altro mi hanno detto i tipi che Epistory ha venduto molto bene, adesso non ne farebbero un altro, e ha battuto The Typing of the Dead, che era storicamente il gioco più venduto di questo genere qua, scrivi. Vabbè, insomma, è comunque un risultato. Scrivi cose. Esatto, come in Epistory, è un'avventura un po' zeldiana, se vogliamo. Tu vai in giro per questa mappa con visuale isometrica, esplori, ci sono combattimenti, puzzle, eccetera. E come in Epistory, l'interazione è soprattutto scrivendo, cioè se tu vuoi interagire con un oggetto particolare, se tu devi combattere con dei nemici, ti appaiono delle parole che puoi o devi scrivere, le scrivi e sferri il colpo, attivi l'interazione e via dicendo. Rispetto a Epistory, quello che mi è parso di capire è che l'utilizzo delle parole sia un pochino meno guidato, nel senso che comunque in Epistory si capitava di poter scegliere, però era tutto abbastanza lineare, mentre qui mi sembra ci siano più scelte nelle situazioni e di conseguenza mi sembra anche che i combattimenti siano un po' meno frenetici, perché sennò diventa un casino, e mi sembra soprattutto che ci siano svariate occasioni in cui tu puoi usare parole facoltative, tra virgolette, che ti attivano modificatori. Allora, non so, scrivi fuoco in una certa zona e da lì in poi tutto quello che fai è diciamo toccato dall'elemento del fuoco, e quindi se c'è del ghiaccio scrivi un'altra roba, però quello che scrivi ha anche dentro il fuoco e scioglie il ghiaccio, cose del genere, che è carino, mi sembra, come sviluppo. È sicuramente un pochino più ambizioso come ricchezza delle meccaniche, dopodiché l'ho solo visto, non ci ho neanche giocato, per cui non è che ci sia molto più da dire, ma insomma, per chi aveva apprezzato Epistory, devo dire, era piaciuto molto, perché al di là della meccanica che funzionava bene, era proprio bello il gioco, era bello il design dei livelli, era bella l'atmosfera, la storia, la grafica. Tra l'altro lo stile lo ricorda visivamente, ma non è proprio la stessa cosa, non ha quello stesso stile, quasi da sembrava una roba fatta di carta. Non è quello il tema del racconto, quindi non è quello lo stile, è un po' diverso. Però figo, interessante. E poi ho provato invece Worse Than Death, peggio della morte, che è il nuovo gioco di Benjamin Rivers, che è quello di Home e di come si chiama? Along With You. E come Home questo è un gioco horror. Se però Home era un gioco horror 2D, era uscito più o meno insieme a Lone Survivor, ed era un gioco molto meno horror di Lone Survivor, aveva un po' di spunti horror, però era più una storia da seguire. Worse Than Death è più chiaramente horror e può ricordare un pochino Lone Survivor come meccanica. In pratica tu controlli questa donna che torna nella sua città natale perché c'è la reunion con i compagni delle superiori,
che già di base è un pessimo punto di partenza. Sì. E... no, soprattutto si capisce perché è un film, perché è un gioco horror. Esatto, ma in realtà è un gioco horror perché va tutto a mignotte, arrivano i mostri che ammazzano tutti, e quindi in pratica tu ti ritrovi a scappare da sti mostri, cercare di capire cosa è successo, ma soprattutto cercare di andartene, perché insomma stai rischiando la vita. I mostri non si vedono chiaramente, perlomeno non la parte che ho giocato, ma sembrano essere creature un po' Lovecraftiere, un po' super bizzarre, un po' Silent Hill comunque, anche come fonte di ispirazione, se vogliamo, anche se lo stile visivo è molto super pixelloso, e quando si parla con gli altri personaggi i ritratti sono disegnati a mano, poi Rivers nasce come grafico, come disegnatore, quindi ovviamente è molto attento a quella parte. C'è la parte di narrazione che mi è sembrata carina, il gioco poi in sé, tu sei questo personaggio che va in giro su questo piano 2D, la parte mostri ti devi nascondere, ci sono vari punti in cui ti puoi nascondere che funzionano un po' come le coperture di oddio, com'è che si chiamava quel gioco di Devolver, Not che andavi hero. Come? Not a hero, esatto, nel senso ci sono delle parti dello scenario 2D che puoi usare come copertura e lì ti nascondi e non ti prendono, però è anche una barra della stamina che si consuma, e quando si consuma tutta fai più fatica a correre e ti batte più forte il cuore, quindi ti possono sentire, se corri ti sentono e quindi ti corrono dietro, vengono più veloci a prenderti. Ci sono tutte queste cose abbastanza classiche che però funzionano, devo dire, bene. E poi ci sono i puzzle, enigmi proprio da risolvere basati su, non lo so, devi scoprire la combinazione dell'armadietto, allora vai in giro, trovi delle foto e con dei numeri scritti e cerchi di capire le date, non lo so, di nascita, allora provi a capire, magari mettere la data di nascita di quello, cose del genere, enigmi un po' da avventura grafica, però non più di tanto da combinazione di oggetti. Mi è sembrato molto carino, ha una bella atmosfera, nonostante la grafica abbastanza puccettosa, colorata, funziona, bell'uso delle musiche, dei suoni, del suono, e ma poi in genere lui scrive storie abbastanza interessanti, per cui anche quello dovrebbe essere... È bravo lui. Sì, infatti, quindi devo dire, sono molto curioso e lo aspetto. Io l'ho provato su Switch, tra l'altro. Vabbè, ottimo. Però, e che è sempre un motivo per farselo piacere. Sì, e tra l'altro devo dire, pur giocandoci su Switch in modalità portatile con le cuffiette in fiera, un paio di punti mi ha spaventato, quindi insomma, funziona. Hyperdot, che qua, bello, qua entriamo nella fase, l'evento Xbox. Che bello Hyperdot, cazzarola. È come l'hai descritto perfettamente tu, dovrebbe essere la didascalia sulla scatola, nonostante non avrà una scatola, è il gioco basato sulla modalità pacifista di Geometry Wars, cioè è proprio questa cosa qui, abbastanza, sì, per cui è appunto chiamalo twin stick shooter, dove anche se in realtà non spari necessariamente, in cui sei un pallino che si muove in un livello sferico che deve evitare un sacco di, ma quando dico un sacco intendo proprio un sacco di ostacoli, robe che ti arrivano addosso, altri giocatori, perché poi fondamentalmente è un gioco multiplayer per Xbox, in cui giochi con altra gente che ti viene addosso, ti spinge verso gli ostacoli, le robe, ha un sacco di modalità, diverse, per cui appunto magari ti arriva addosso la roba, magari sei tu la roba che va addosso agli altri, magari è tutto al buio e devi capire cosa ti sta arrivando addosso, tutto questo genere di variabili impazzite qua. Stilisticamente è una figata incredibile, è super minimal, ma è veramente bello, e poi appunto ogni livello è una trovata diversa, sia dal punto di vista del design che dal punto di vista del gameplay, quindi a maggior ragione c'è sempre curiosità e c'è sempre tutti gli elementi che lavorano in funzione di ti faccio vivere una roba bella che ti piace e che hai voglia di giocare, ed è figo, ci siamo divertiti, ci abbiamo giocato per caso 5 minuti e in realtà dopo 20 minuti eravamo ancora lì, quindi fantastico. Sì, decisamente.
Poi, sempre lì, c'era il delirio, i due giochi della follia. Quello che ho giocato io era Dead Static Drive. Sì, che tra l'altro ho visto anch'io l'anno scorso e non ci ho capito un cazzo. È un gioco ambientato, direi, in un futuro apocalittico, deserto, mostri lovecraftiani, tentacolari che escono da tutte le parti. Sembra un tie-in di Tremors, in cui tutto è andato ancora peggio. Però poi ci sono anche delle robe triangolari, cioè completamente folle. E in cui tu controlli questo tizio che sostanzialmente va in giro da un insegnamento, da una cittadina all'altra, ovviamente roguelike, generazione procedurale, trick e ballack, e quello che puoi fare è andare, procurarti risorse, conversare un po' con la gente e convincere gente a seguirti. Sono sopravvissuti che vengono con te, che ti danno una mano, combattono o portano dietro cose, insomma, possono servire a varie cose. E sostanzialmente quando arrivi in un posto devi fare rifornimenti, fai benzina e poi scappi via con una macchina, cercando di non farti macellare da pazzi, mostri e via dicendo. Completamente folle, mi è sembrato abbastanza divertente, mi è sembrato proprio l'apoteosi del gioco a cui io non giocherò, perché veramente mi sembra solo incentrato sulla figata dell'ambientazione, che è figa, e poi le meccaniche, roguelike, ripetizione, combattimento, eccetera, che dopo un po' mi stanco, onestamente. Però, boh, mi è sembrato carino, particolare, diciamo. Sì, sì, sì. Invece Totem Teller, il gioco di glitch, cos'è? Vabbè, no, questa roba è fuori di testa, è delirante, tra parentesi era talmente tanto embrionale che il tizio mi ha detto sì, no, ma noi siamo venuti qua, l'abbiamo portato, però in realtà, cioè, boh, è una demo, cioè, poi vediamo se lo vogliono, se la gente, se troviamo un publisher, se riusciamo a capire che cazzo ci abbiamo nella testa e riusciamo a farne un gioco vero. Però di base c'è, cioè, che Totem Teller è praticamente Hyper Light Drifter ambientato senza il core gameplay dei cazzi nel culo, è basato sul concetto di ti racconto una storia di blocco dello scrittore, per cui gli elementi di design dei livelli, che sono tutti glitchati, sono tutti da ricostruire, sono in realtà un metaforone per il fatto che ti sto raccontando una storia di blocco dello scrittore, di mancanza di spirito creativo, di stimolo creativo, e tutte queste cose qua che sono veramente difficili da sintetizzare a parole. C'è che appunto stilisticamente è fighissimo, perché appunto sembra un po' quella palette lì cromatica di Hyper Light Drifter, con in più un sacco di trovate, cioè un sacco magari no, ma abbastanza trovate stilistiche interessanti che funzionano appunto, che vanno a appannaggio della narrazione. E boh, cioè, poco di più, perché in realtà appunto non era proprio super embrionale, durava pochissimo, si faceva assolutamente quasi niente se non andare in giro e farsi raccontare questa storia da delle scrittone giganti, e boh, bella lì, è figo, ma non se ne sa ancora niente. Quando magari capiranno che strada intraprendere e usciranno anche loro dal blocco dello scrittore, magari ne sapremo un po' di più. Comunque, figo. Ok. Poi. Sì, c'ho la tosse che mi massacra. Void Bastards. Adesso c'è una raffica di giochi che ho provato io. Void Bastards, che è questo sparatutto in prima persona roguelike con grafica in cel shading, altro, in cui sei in queste, ti risvegli, praticamente fai parte di questa, cioè questa battaglione di gente clonata, messi nelle bocce, che stanno viaggiando sulle astronavi, e l'astronave va in panne, se ne sveglia uno e devi recuperare in giro per l'astronave i pezzi per ripararla, così l'astronave può ripartire. È più o meno questo lo spunto, e ovviamente questo vuol dire che ogni volta c'hai l'astronave con la mappa un po' diversa, con i nemici un po' diversi, sparsi in giro, vai in giro, combatti, spari, sconfiggi, fai il loot e prosegui per la galassia. È più o meno così. Mi è sembrato molto carino, divertente, fantasiosi i nemici, roguelike, due coglioni. Sì, no, più che altro questo mi ha dato l'impressione di essere troppo più bello stilisticamente di quanto è figo il gioco, secondo me.
Può essere. Cioè, aveva proprio questa cosa che tipo, ah, ma andiamo a vedere quella roba lì che è palesemente la cosa più visivamente più bella di Xbox, poi ci giochi e tipo, sì, però non lo so. Vabbè, sì, e in effetti non lo so. non saprei come altro metterla, però va bene, è sembrato carino. Poi è un video su un gioco di cui si parla parecchio, per cui magari c'è qualcosa che non capisco io. Poi sono andato da Playdius, che in realtà poco prima della GDC hanno cambiato nome, adesso sono Dear Villagers, questo publisher francese, insomma, che ha pubblicato un sacco di cose carine, tipo Se mi ami non morire, Normal Lost Phone, tutti quei giochi lì per cellulare della depressione. E ho provato Recompile, che è un Metroidvania 3D, quindi piattaforme, esplorazione, combattimento, trovi nuove abilità che ti permettono di aprire nuovi passaggi, insomma tutte le classiche cose Metroidvania, però in 3D, ambientato all'interno di un computer, un po' alla Tron, con il fatto che praticamente il gioco, non so, tu giochi 6 ore, fai per finirlo, sto sparando una cifra a caso, non lo so, ma nella realtà passa un secondo, c'è questa cosa che è tutto velocissimo lì dentro. Non so poi come questa cosa, se la dicano solo così per dirla o se c'ha un senso nella trama. Me lo auguro, perché sennò che cazzo te lo dico? Per dare contesto, è tutto veloce. Ci ho giocato un po', mi è sembrato carino, forse un pizzico confusionario con questa grafica appunto un po' Tron, che a volte manda in confusione. Però divertente, meccanica di platform che funziona, tra l'altro ho sbloccato il salto multiplo, non ho capito se era un bug della demo o se è proprio così, ma no, era un bug della demo perché era il salto doppio, però in realtà potevo saltare tutte le volte che volevo, quindi saltavo arrivavo in cima dall'altro lato del livello. Ci sono anche degli elementi di sparare? O il sì, combattimento, mazzate, assolutamente, sparare, Metroidvania, cioè esplorazione e combattimento. Cioè, entrambe le cose. Quindi. Per essere una roba indipendente sembra molto figo. No, infatti sì. E poi Scourgebringer, che è un nuovo gioco di quelli di Neo Voider, ed è, indovina, roguelike. Wey, grandi! È un gioco di sparammazza, grafica pixelosa, 2D, tu controlli questo personaggino che salta, dash, spadata, spara, è tutta roba velocissima, cioè di quelle cose che quando inizi un pochino a impratichi con i controlli sembra che stai facendo una coreografia di John Wick, e roguelike, quindi generazione procedurale delle mappe, dei livelli, con un elemento Metroidvania, nel senso che la struttura dei livelli, la mappatura dei livelli è proprio quella classica da Castlevania a blocchetti, no? A quadratini. Sì, tant'è sì. Che tu, le stanze sono tanti quadratini, e mano a mano che le esplori, la mappa si autocompila a quadratini, proprio la faccia da mappa di Castlevania. Carino, super difficile, è proprio il classico gioco in cui le partite possono durare anche una manciata di secondi, o minuti, perché... bello, direi da tenere d'occhio anche questo. Poi Blightmare, l'unico gioco di cui parliamo della festa canadese dove la pizza incredibilmente era degnitosa, sì. E è un gioco di piattaforme ambientato nei sogni e negli incubi di una bambina piccola. Ah, santo cielo, sì. E... Che ha avuto il grande errore di cominciare la demo dicendo: avete giocato Super Mario Odyssey? Sì, e tu infatti non... Cioè, tu infatti adesso ci parli della pizza canadese. Vabbè, sì. L'idea era, perché Super Mario Odyssey indossi il cappello e questo ti dà diverse abilità, e qui c'è qualcosa, c'è un concetto simile, cioè prendi della roba che ti dà diverse abilità. Mi è sembrato un gioco di piattaforma molto semplice, però l'idea è carina, l'idea di ambientarlo nei sogni di questa bambina, che ovviamente diventano più o meno difficili, inquietanti, più sono incubi, e che poi fanno da metaforone della storia che viene raccontata nella vita reale. Però ci hanno anche detto che avevano praticamente appena ricominciato da capo a sviluppare, infatti si vedeva, era molto, molto quasi prototipo il gioco, sfizioso come idea, vediamo poi cosa ne tirano fuori. Poi, al party di Devolver, che era praticamente un'enorme quantità di gente, santo cielo, dovevi sì. Scavalcare per riuscire a raggiungere del liquido da bere o del gioco da provare, sono riuscito comunque a provare un paio di cose. Una è Brobots, sì. Che è questo gioco su... è uno sparatutto twin stick in cui tu controlli due robot, e in pratica uno è
la come dire, è l'omino, è quello che devi fare in modo che non venga colpito perché sennò muore, e l'altro è lo sparo, cioè lo mandi in giro addosso alla gente, la distruggi, una roba del genere. Poi è talmente surreale che adesso mi ricordi di un po' confondersi, però devo dire mi è sembrato molto divertente, difficile ma figo da giocare, ovviamente con la cosa che tu controlli un robot con un analogico e un robot con l'altro, e quindi devi un attimo imparare a coordinarti perché stai facendo due cose diverse con due stick, e non è sempre banale perché non è sparare, è un'altra cosa, però sfizioso anche Neon City Riders, che è un gioco credo spagnolo, di mazzate in giro per la città pixellosa, sì. Indovina, roguelike, vabbè, ma non, non c'è neanche da dire, però bello, ha uno stile molto pixel, ma non necessariamente anni 80. Tanto però, difficile anche questo, sì, sì, no, super parso... mazzate e calci sui denti. È un progetto nato su Kickstarter, tra l'altro. Esce su PC, PS4, Xbox One, non lo so, mi è sembrato sfizioso, anche se devo dire a rivederlo la grafica mi sembra meno figa di come mi era parsa in diretta, quindi... sì, sì. Poi As It Is, sì. Che è questo gioco molto molto carino, molto molto semplice, in cui tu controlli, cos'era, oddio, era un porcospino, un porcospino che va in giro per questa ambientazione, molto da libro illustrato, anche come stile dei dialoghi molto illustrato, molto molto ingenuotti, sempliciotti, ma simpatici, onesti. E praticamente questo porcospino afflitto da crisi d'ansia, di panico, sì. E deve tipo... cioè, inadeguatezza sociale, esatto, la definirei. Ha le problematiche da ragazzino, quindi cioè, vuole essere amico di quello figo, deve andare alla festa, deve farsi invitare, così via. E durante le conversazioni si fa prendere dall'ansia, e quindi per riuscire ad affrontare le conversazioni deve riuscire a beccare le frasi che si muovono in giro e a metterle assieme nella maniera giusta per non rischiare di dire cazzate. È carino, c'è un bello stile, molto dolce. Non ho idea, onestamente, giocandoci così poco, se sia una roba che ha uno stile molto... appunto molto carino, dolce, accattivante, ma è comunque un gioco interessante, o se sia effettivamente una roba per bambini, diciamo, quello sarebbe da vedere, sì, giocandoci un po' di più. Però sfizioso. Sì, e... che rischi, cioè per essere per bambini rischi che l'ambientazione high school sia un po' troppo... Sì, è vero, è vero. E poi c'era questo Cacofoni, che vabbè, lo menziono solo così, era un gioco da Game Jam, cioè era proprio una roba, credo che sia proprio letteralmente un gioco di una Game Jam di un paio di anni fa, e boh, cioè, se tipo ho detto vuoi provare, sì, provo, mi sono messo lì e c'erano delle note su un pentagramma, provavo tasti a cazzo e suonavo, cambiavo la schermata, sembrava WarioWare, alla fine esplode tutto, tipo bomba atomica, vabbè, bello, ciao. Grande, grandissimo. Molto figo invece Neo Cab, avevo appuntamento per provarlo. Che è di nuovo una roba di taxi. Esatto, magari l'avrete visto, c'era in trailer di vari Video Game Award, Video Game Questo, PC Gaming Show delle 3 dell'anno scorso, sa cazzo, era di qua di là. È un gioco indie in cui tu sei una tassista in un mondo futuristico distopico in cui i tassisti praticamente sono in via di estinzione perché l'automazione ha preso il controllo dei trasporti, però tu sei uno degli ultimi tassisti e sei questa tizia che all'inizio del gioco le sale sul taxi una sua vecchia fiamma e quindi c'è questa conversazione molto intensa con lei, e poi lei scompare e quindi parte della trama è anche cercare di capire che fine abbia fatto, se si riesce a ritrovarla, però non è un giallo, non è un thriller come Nightcall, è un'avventura narrativa molto basata sulla conversazione, si parla, si chiacchiera la gente, scegli le frasi da dire. Una cosa carina è che i due personaggi all'inizio hanno queste specie di tipo i braccialetti, quelli dell'umore, che cambiano colore a seconda di come umore sei, però molto più precisi e ti sanno dire effettivamente lo stato d'animo del personaggio. Quindi tu magari cambi, cioè decidi che cosa dire anche in base al colore che prende il braccialetto. Non mi ricordo se è un braccialetto o un altro tipo di decorazione che hanno, comunque una roba del genere. E non tutti i personaggi ce l'hanno, quindi questo elemento c'è a seconda della conversazione. Però sfizioso anche quello, lo stile è molto carino, molto fluo e soprattutto è scritto molto bene, cioè, ho trovato i dialoghi molto, molto, molto credibili, molto naturali, che alla fine è la cosa importante per un gioco di questo tipo. Speriamo bene, ecco.
Poi, cos'è Your World e il Racing Cube? Pensa, è una domanda talmente giusta che me la sono posta anch'io, perché ho visto che ne dovevo parlare e non me lo ricordavo. Comunque, era il classico momento, parliamo nel podcast di un appuntamento a cui non saremmo dovuti andare perché non eravamo noi il target, perché Your World era praticamente un motore grafico, di development in cui potevi fare delle cose tarava la fava, non ci ho capito una sega, e Racing Cube era questa piattaforma cardanica barra playseat barra motore delle meraviglie, a cui era attaccato un PC prestazionale, questo motore di gioco bizzarrone e tre schermi, e praticamente mi hanno fatto guidare in una pista realizzata con questo motore grafico barra fisico, con questo kart che in realtà poi nella mia realtà era questo playseat cardanico con la realtà virtuale e tre monitor che non servivano a niente perché io avevo addosso il caschetto, però insomma quelli fuori vedevano un po' tutto era figo banalmente perché come sa chi è solito giocare bene ai giochi di guida, il playseat cardanico è il modo giusto di riprodurre la guida, però tutto lì. Il playseat cardanico. Sì, cioè tu perché tu la gente non capisce che in realtà quando si guida non si guida col volante con le mani, si guida col culo. Giusto, esatto, bravo, ma proprio appoggiandolo sul volante. Esatto. Poi sono andato all'altro loft, quello di Versus Evil, dove ho trovato Yaga, ho trovato due giochi, uno Yaga, che è questo GDR action parzialmente procedurale. Beh, perché non ce la vuoi mettere una punta di procedurale. Basato sulla mitologia, direi slava, non vorrei dire una cazzata, in cui in pratica in questo mondo c'è un conflitto fra il re del territorio e la Baba Yaga, proprio la strega classica che vive nella capanna sulla zampa di gallina, e c'è proprio letteralmente la capanna sopra la zampa di gallina enorme. Oppure John Wick. Anche volendo, e tu sei questo tizio che tipo ha perso un braccio, è un po' sfigato, però è un avventuriero che viene spedito dal re a parlamentare con Baba Yaga per levarsi dai coglioni, e da lì puoi iniziare a decidere se fare un po' il doppio gioco, se schierarti più dalla parte di lei o dalla parte di lui e via dicendo. La cosa che ti manca un braccio è carina perché ovviamente diventa uno spunto per attaccarci vari potenziamenti, bracci finti, bracci arma, il braccio accetta, il braccio te lo ficco su per il culo, tutti i bracci possibili immaginarli. Tutte le braccia, e il gioco è un GDR d'azione, quindi la parte in città, vai in giro, esplori, chiacchieri, fai compravendita, crafting, cioè tutte le cose che ci si può aspettare. La parte di esplorazione fra un luogo, diciamo, di trama e l'altro, sono queste mappe dove subentra l'elemento di generazione procedurale, nel senso che le mappe vengono generate sul momento, e dove vai in giro e combatti i nemici che incontri. C'è un certo elemento decisionale, insomma, di interpretazione, sia ovviamente nella storia, perché affronti le conversazioni, decidi cosa fare, con chi schierarti, dicendo, ma anche proprio nei combattimenti, perché ci sono situazioni, a parte che ogni volta che sconfiggi un boss puoi decidere se dargli il colpo di grazia o no, e se non glielo dai poi lui diventa un tuo alleato e può venire ad aiutarti in altri momenti. E poi ci sono proprio situazioni in cui magari incontri uno con cui parli e non lo devi combattere, ma il sistema di controllo ti permette di prenderlo a calci in culo anche se è lì che ti sta parlando, e ovviamente si incazza e poi lo combatti. Quindi, io appena ho capito questa cosa ho cominciato a menare tutti quelli che incontravo in giro. Come John Wick, tra l'altro. Esatto, ma lui proprio spara forse, ma non me neanche in effetti. È molto molto carino visivamente, c'è questo stile cartonesco molto azzeccato, è buffo, divertente, insomma, secondo me è assolutamente da tenere d'occhio. Interessante anche questo Hitchhiker,
che è un gioco di cui, che in realtà era già uscito come prototipo, se ne era parlato abbastanza qualche tempo fa, era una roba sperimentale, ma che hanno deciso, insomma, di investirci con Versus Evil, gli avrà dato l'assegnetto e lo stanno sviluppando come gioco un po' più, più completo, più strutturato. È sviluppato da questo studio tedesco che arriva da un simulatore di camion e che quindi aveva questo motore grafico perfetto per riprodurre paesaggi ampi in cui guidare. E quindi ha detto, facciamoci un gioco in cui si guida e si chiacchiera. E tu sei un autostoppista, come dice il titolo, che viene tirato su da, mi sembra, 4 persone diverse, quindi sono 4 sezioni nel gioco, e sei a bordo della macchina di cui stai dando il passaggio, che ti parla e puoi interagire un pochino con quello che hai attorno in macchina. Non puoi strettamente parlare, però puoi fare cose che influenzano un pochino la conversazione, e ci sono poi dei puzzle un po' surreali anche esterni all'auto, tipo mi ha spiegato che a un certo punto guardi della roba col binocolo, però vedi cose diverse nelle due lenti e quindi puoi fare cose per risolvere un enigma. Linciano, cioè robe super surreali succedono e si vedono, la storia si incentra sull'elaborazione, credo, del lutto, cioè comunque di una roba drammatica che è successa al protagonista prima e che quindi va in questo viaggio facendo l'autostoppista per ritrovare se stesso. Mi è sembrato sfizioso, promettente, mi sembra che in giro si trovi ancora il trailer basato però sul motore della versione prototipo, mentre quello che mi ha fatto vedere era sicuramente migliore come grafica. Non lo so, mi è sembrato carino, sfizioso, potrebbe non essere male. Mi sembrava invece abbastanza convinto da The Sojourn. Sì, che è un puzzle game in 3D, in prima persona, quindi diciamo una roba alla The Witness, anche se in realtà non esattamente come The Witness, e un filo anche due meno bello visivamente, nonostante abbia un bel carattere, in cui appunto si va in giro per questi ambienti 3D e bisogna proseguire nel proprio cammino mentre una storia, penso abbastanza drammatica, ti viene raccontata in maniera diegetica. Nella fattispecie, la demo che ho provato io consisteva in aprire dei portali tramite delle statue che potevano venire teletrasportate assieme a noi per appunto sbloccare puzzle, portali, portoni, okay, cose, fatti, situazioni. È bizzarro a sentirselo raccontare così, visivamente assume un senso piuttosto delineato. Per fortuna abbiamo fatto un sacco di video anteprime. E no, sembra intrigante, soprattutto ha quella cosa ottima dei puzzle game che paiono subito difficilissimi e tipo, ma questa roba è fuori di testa, non riuscirò mai a risolverla. E appena capisci qual è il meccanismo, ti senti intelligentissimo e hai voglia di continuare. Quello dopo riesci a farlo subito, e poi quello ancora dopo diventa un disastro impossibile in cui spendi 20 minuti, e però poi quando riesci a capire qual era il meccanismo ti senti di nuovo intelligentissimo e via andare così fino a quando probabilmente non lo finisci. E quindi boh, bella lì per The Sojourn. Ok, e adesso c'è l'ultima raffica di giochi miei e poi finalmente abbiamo concluso, quasi 2 mesi dopo. Attenzione. Allora, Lost Words, che è un gioco sviluppato dallo studio di Eric Zimmerman, che è uno che ho visto spesso sul palco della GDC, ma non credo di aver mai giocato a niente di suo, ed è una cosa molto carina, è per iOS, per il momento credo solo iOS, o forse anche Android, non voglio dire una cazzata. E che cos'è? È un gioco che ti fa, è un puzzle game basato sui classici della letteratura di pubblico dominio, così non bisogna pagare i diritti. Ah, giusto, sì, figo. E in pratica, cioè, letteralmente ti fa leggere i libri, e ci sono, cioè, grandi classici, tra l'altro anche ci sono un paio di libri italiani ovviamente tradotti in inglese perché il gioco lo fanno gli americani, vabbè, okay, che devi fare, e quello che fa è ti fa leggere il libro, ma prende
le porzioni di testo e le riarrangia per creare dei puzzle. Quindi magari manca una parola o c'è la frase con le parole scombinate o trova l'intruso, cose anche abbastanza semplici che poi possono diventare più complicate se alzi il livello della difficoltà. C'è tutta una serie di opzioni, c'è 20.000 leghe sotto i mari, il libro della giungla, la macchina del tempo, poesie, Alice in paese delle meraviglie, Orgoglio e pregiudizio, cioè veramente la qualunque. E bello, bello, sfizioso, simpatica come cosa. Non so se magari può spingere i giovani a leggere i libri. L'unica cosa è che ovviamente sarà in inglese, cioè magari è un successo clamoroso e decido di fare la localizzazione, però comunque la localizzazione è un casino perché non è solo, come dice, prendi la versione italiana del libro, sì, ma devi rifare completamente il design di tutti i puzzle. Sì, no, infatti è abbastanza follia, no? E quindi sì, è un po' complicato, però insomma, se uno piace leggersi i libri in inglese può essere una roba sfiziosa da fare, poi magari li rende anche più approcciabili perché è più schematica la lettura facendo i puzzle. Poi Outer Space, che comunque è uscito in accesso anticipato. Ok. E tra l'altro ne avevamo parlato l'anno scorso io e Bellotta. L'avevamo visto anteprima. Non ne avevate parlato, avevate fatto il video, ma non l'abbiamo mai pubblicato perché ci avevano detto che non era ancora annunciato. Giusto. Sì, non volevamo farcelo vedere. Sì. Manco fossimo quelli di IGN. No, infatti. Comunque, è il nuovo gioco di Behold Studios, che sono quelli di cosa? Knights of Pen and Paper, Galaxy of Pen and Paper e Chroma Squad. Appunto, è disponibile da un paio di settimane su accesso anticipato, quindi potete anche dare un'occhiata lì, però insomma, questa mi ha ricordato un po' Overcooked con questa grafica tradizionale. Sì, ma infatti loro dicevano che volevano fare Overcooked, ma con l'astronave da pulire. Esatto, perché in pratica tu sono astronavi in cui devi trasferirti, hai traslocato, e quindi devi ripulirla, spostare via tutto lo schifo, ci sono gli scarafaggi spaziali che te la sporcano, e devi anche renderla accogliente, quindi proprio valutato in base all'accoglienza, come metti in giro i mobili, cose del genere. Carino, cooperativo, potrebbe essere sfizioso. Magari da dargli un'occhiata appunto anche in accesso anticipato, se uno ci si fida, anche se ovviamente è un gioco abbastanza diverso da quelli che hanno fatto prima, quindi poi vai a sapere. Poi i due giochi che ha portato Arte, uno è Vectronom, che è una figata allucinante, è fantastico, è questa specie di platform game musicale in cui tu controlli una piramidina. No, era un cubo. Ah, un cubo, ok, e vai in giro per questi livelli abbastanza piccoli, dove tutto si muove a ritmo di musica, quindi le piattaforme si spostano, appaiono e scompaiono, le punte che ti ammazzano, cascano, seguendo il ritmo della musica, quindi ovviamente diventa importante tu stesso muoverti a ritmo di musica per centrare i movimenti giusti. Molto figo, psichedelico, musica da discoteca, con tra l'altro il multiplayer che è, si gioca assieme, la competizione è chi arriva prima, ma proprio cioè si è immateriali, quindi tu cammini attraverso l'altro, cosa che rende ancora più confusionario, secondo me. Sì, madonna, diventa... Cioè, già è una roba che ti fa venire mal di testa vedere il trailer di uno che ci gioca bene. Figurati giocarci con qualcun altro, follia pura. Sì, in effetti. Però comunque figo, sfizioso. Anche perché poi quando arrivi cioè il punto è partire dal punto A, arrivare al punto B e poi tornare al punto A e le cose cambiano nel frattempo, cioè, quindi ah, mio Dio. Ok. E poi invece ci avevano completamente diverso The Wanderer Frankenstein Creature, che è un adattamento ovviamente di Frankenstein, il romanzo di Mary Shelley, che mira ad essere molto fedele all'originale per atmosfera, per struttura del racconto, per taglio, diciamo, anche se poi a margini di vagazione, perché innanzitutto è tutto visto dall'ottica della creatura, mentre il libro non è interamente dall'ottica della creatura. E poi comunque a livello narrativo ci saranno dei punti in cui, secondo di come ti comporti, ci saranno delle svolte, quindi non è obbligatorio che arrivi a quello che è il finale del romanzo, perché puoi avere delle piccole divagazioni. È un
diciamo, un'avventura narrativa in cui controlli questo personaggio, vai in giro, interagisci, non so, tipo c'è la scena che il mostro incontra i bambini, cose, e ovviamente viene frainteso e poi quelli del villaggio gli vogliono fare il culo, e, che tra l'altro è un punto in cui puoi fare cose diverse, per esempio, puoi nasconderti, puoi scappare, puoi riuscire ad andartene senza che ti tirano i sassi, cose così. Mi è sembrato molto carino, molto un'atmosfera, molto pittorico come stile, come soluzioni anche particolari, il fatto che all'inizio lui sta trovando la vista perché è appena nato, quindi non vedi un cazzo, c'è quasi fog of war che si sblocca mano a mano, cioè queste cose un po' particolari. Belle musiche, sfizioso perché apprezza queste cose narrative un po' ricercate. E infine Areia, che è un gioco sviluppato da uno studio brasiliano, buddista. Il gioco è buddista, nel senso che la mitologia che mostra pesca dal buddismo, ed è un po' stile Journey, nel senso che tu sei con questo molto, molto d'atmosfera, molto senza combattimento, tu sei questo tizio che va in giro, questa figura umanoide che salta in giro, ci sono pseudo puzzle, strani modelli di interazione, è veramente un po' una specie di Journey tecnicamente meno rifinito, ma comunque molto bello, molto di personalità, molto atmosfera. Tu vai in giro, salti, hai questa cosa che quando tocchi l'acqua ti si ricarica una sorta di energia che hai, che ti permette di creare dal terreno, non so, quasi tirare su delle lingue di terra che puoi usare poi come piattaforme, come ponti, come punti da cui saltare, per andare poi a raggiungere queste specie di portali, questi luoghi dove ti siedi quasi a meditare in posa yoga buddista, per attivare altre cose. E insomma, quell'area un po' giornaliera di atmosfera, vado in giro, relax, esplorazione, evocativo, c'è una storia raccontata in maniera un po' sibillina, queste cose qua. Mi è sembrato molto, molto sfizioso, devo dire, mi ha fatto una bella impressione, nonostante appunto a livello visivo, pur intrigante come stile, non lo trovi pulitissimo, rifinitissimo. Sicuramente non come era Journey, comunque. Vabbè. E basta, è tutto qui, abbiamo finito. Ci siamo chiamati in un'oretta. Incredibile, amici. Vabbè. Bene, direi nel computo totale in realtà saranno 18. Sì, beh, non so quante ore, ma non credo di volerlo neanche sapere. però appunto è finita la grande saga del reportage sulla GDC 2019, e direi che il prossimo reportage sarà sul reboot Develop Blue, a cui sono stato, un po' di cose da raccontarvi, e probabilmente sarà in due parti comunque quello, perché faccio la seconda parte contro tutte le interviste che comunque sono lunghe. Vabbè. E insomma poi vediamo cos'altro si tira fuori. Nel medio ci sarà anche, immagino, il podcast sulla Nordic Game Conference a cui vado questo mese. Per adesso è tutto, comunque, ciao. E se volete che ci sia un reportage sulla GDC 2020, andate su Patreon. Ok. Ciao e grazie. Ciao.